Buongiorno, sono le 9 meno 7, più o meno. E alle 10 dobbiamo lasciare la casa per il check-out. Ciò vuol dire che devo fare la valigia e in più dobbiamo anche un po' sistemare le nostre camere perché come regola della casa c'è di lasciare pulito in ordine. Vedo se riesco a farlo tutto in un'ora, con il sonno che ho. Sono scesa un attimo e i miei compagni che mi fanno... Ah no, ma il check-out non è più alle 10, è quando vogliamo noi. Quindi mi sono alzata per niente, potevo benissimo rimanere a letto a far finta di dormire. Comunque ho iniziato a fare la valigia lo stesso. L'unica cosa è che adesso ho il tempo di lavarmi i capelli perché fanno schifo. Ho mal di testa. Dai, oggi si torna a casa. Carichiamo le valigie. Come sei casual, non ce l'ho. Influencer. Ah, ragazzi, anche voi andate via prima di pranzo? No, non ci mettiamo a piangere. Ma che vi struccate? Vabbè, dai, 3000 fiere ci sono al mondo. Torino Comics è quella a dicembre, raga, ve la butto lì. Se no c'è anche il Milan Games Week a novembre. Vai, vai, vai. Pronti? È per questo Lucca 2023. Ip, ip, urra! Ip, urra! Ip, ip, urra! Pietoso! Quale? Sta facendo un po' di... No, dai, con capelli bruttissimi. Toppe, toppe. Vero, li fai tu? Toppe, toppe. Toppe. Com'era quello di ieri? No, scusa. Era... Condividiamo. No, era proprio così. Quello di ieri, po. Esatto. Così, no, ma il bello è tutto questo, che mentre lei faceva, che era, era tavola che faceva, c'era l'argentino che la guardava così. No. Porco dighe. Non avete... Siamo state al firmacopie di Christelle Dabo. Parlava francese, è strano, eh? Sì, infatti. Noi non capiamo niente, io non capisco niente. Sì, ho detto, vabbè, si vede nel video, ciao, grazie. Basta. Lei, ma sì. Bonjour, merci. Per me la fiera è finita, ho salutato le ultime ragazze che erano con me. E basta, torno a casa con un bel autografo di Christelle Dabo dedicato a me. Sono stanca. Poi oggi ho un mal di testa atroce, prima mi sono presa un Oki Task e quindi adesso non ce l'ho, però lo sento. Cioè sento che qua rimbomba tutto, ma non sento il dolore, ok? È fastidioso lo stesso, voglio solo tornare a casa, dormire, però devo dire che mi mancano già tutti quanti. Ero già abituata alla loro presenza, stavo quasi diventando una persona sociale, furia di star con loro. Invece niente, torno a casa, non fare un cazzo, a leggere libri e via. Io dico che ci sta. Sono finalmente arrivata a casa, adesso mi sono buttata un attimo sul divano. Ho un sonno. Cioè alla fine quel traffico lì è durato un'ora, quindi io da che dovevo metterci 2 ore e mezza, ci ho messo 3 ore e mezza a tornare. Adesso io e mio padre ceniamo con latte e cereali, con la cena, colazione più cena, con la cena e niente basta. Comunque direi che qui il vlog si può benissimo concludere qui perché tanto sono tornata da Lucca e niente, spero che questi vlog vi siano piaciuti.